Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi. Intervento post partita di Cagliari Udinese 2-1 per il Cagliari. Torniamo alla vittoria, ragazzi, una vittoria fondamentale, di fondamentale importanza. Sono contentissimo, sono quasi senza voce perché ho urlato tantissimo, soprattutto la gioia del gol di Cepitelli è stata una gioia clamorosa, che ha dato il là ad un urlo liberatorio veramente dopo partite in cui abbiamo visto un Cagliari brutto, un Cagliari che appunto sul piano motivazionale non aveva fatto granché. Oggi posso dire tranquillamente che il Cagliari sul piano motivazionale c'è stato specialmente nel primo tempo, lo dico subito, il secondo tempo non è stato eccezionale né dal punto di vista del gioco né dal punto di vista motivazionale. Anche i cambi di Lopez, secondo me il fatto magari di non aver messo un Seter prima appunto di trovare poi il gol di Cepitelli, secondo me, non lo so, poteva dare qualcosa in più quel cambio offensivo, però la cosa importante, ragazzi, è che in un modo o nell'altro siamo riusciti a vincere. Il gol di Cepitelli veramente ci ha regalato 3 punti d'oro, 3 punti fondamentali, e veramente questo può dire veramente tanto in chiave salvezza, per ottenere questa salvezza. Ma andiamo con calma, ragazzi, andiamo con calma. Primo tempo, in realtà, bisogna dire la verità, la paura che potevamo avere tutti noi è che Udinese, arrivando da 8 sconfitte consecutive, noi sappiamo perfettamente, siamo bravissimi a resuscitare i morti, e diciamo che appunto l'inizio non è stato dei migliori, perché appunto l'Udinese, dopo già 2 situazioni pericolose con Lasagna che per poco non ha fatto gol, alla fine appunto ci è andato il gol. Su un'azione di contropiede, Baracca è riuscito appunto a liberarsi benissimo, cross in mezzo e Lasagna la butta dentro. Quindi l'auspicio iniziale non era sicuramente dei migliori, però quello che bisogna dire fin da subito è che il Cagliari, subito dopo il gol, ha avuto la reazione giusta, ha avuto la reazione giusta, le motivazioni ci sono state, e anche sul piano del gioco vi dirò appunto che il primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora, non mi è dispiaciuta. Questo perché ragazzi è tornato Luca Cigarini, ragazzi, Luca Cigarini, un giocatore fondamentale, imprescindibile per le sorti del Cagliari. Oggi Cigarini, dopo 2 mesi che non giocava, quindi nonostante non fosse sicuramente al massimo della condizione, nonostante non avesse 90 minuti nelle gambe, ha fatto veramente la differenza, soprattutto nel primo tempo, e si è visto, i compagni di squadra lo cercavano continuamente, era lui che smistava continuamente il pallone, fondamentale Cigarini, e proprio da una sua punizione, da una sua pennellata, bellissima punizione dal limite dell'area, palo, e sulla respinta Pavoletti, il più bravo, il più lesto di tutti, si abbassa e con la testa la butta dentro. Gol dell'1-1, pareggio dunque per il Cagliari, che però va detto, nel primo tempo ha sofferto troppo soprattutto in difesa. Non mi sono piaciute tante cose, ci siamo fatti prendere sempre in contropiede, stranamente nel primo tempo una cosa clamorosa, e abbiamo rischiato un po' troppo. Però ribadisco, sul piano del gioco, delle manovre, eccetera, ho visto un Cagliari comunque abbastanza soprattutto nei primi 30-35 minuti. Nella ripresa io mi aspettavo un Cagliari più convinto, più coraggioso, più voglioso. Non è stato così, anche se in realtà l'Udinese non è che abbia fatto molto di più. Sembrava quasi che appunto le squadre in campo, entrambe le squadre, avessero una fottuta paura di perdere. Perché? Perché comunque il Cagliari sentiva appunto questa sfida, e dall'altra parte l'Udinese, comunque ripeto, veniva da 8 sconfitte consecutive. E così è stato, e questo ha creato, dal mio punto di vista, appunto dal punto di vista proprio motivazionale, una non propensione appunto a giocare la palla con tranquillità, in maniera sciolta, come avevamo fatto nel primo tempo. E questo ha creato, da parte mia, da parte anche del Vecio, perché lo vedrete appunto nella live reaction, proprio una insofferenza, perché appunto vedevamo che non riuscivamo appunto a creare pericoli importanti. Infatti pericoli importanti non ce ne sono stati, non ci sono stati né da una parte né dall'altra, partito tutto, e soltanto una palla inattiva, soltanto un calcio d'angolo poteva dirci bene. Infatti a 6 minuti dalla fine Kossu, che è entrato al posto di Cigarini, ovviamente che non aveva 90 minuti di gambe, bel cross appunto dal calcio d'angolo, e Cepitelli che svetta di testa e fa il 2-1. Come ho già detto, gol importantissimo, urlo liberatorio da parte mia e da parte di tutti i tifosi alla Sardinera, una vittoria veramente fondamentale, ragazzi, 3 punti fondamentali. Negli ultimi minuti c'è stata un po' di sofferenza, perché è normale, l'Udinese ha provato l'arrembaggio, ma Cragni non ha comunque corso particolari pericoli. Vittoria dunque, ripeto, per quanto mi riguarda, se devo parlare di un migliore in campo, dico Cigarini, nel senso che Cigarini veramente si è mostrato fondamentale, veramente fondamentale. Difesa da rivedere sul piano soprattutto delle posizioni, anche se comunque va detto che Cepitelli, cavolo, ha fatto gol, e quindi un premio comunque a Cepitelli va dato per quello stacco imperioso di testa, veramente tanta tanta roba.
a centrocampo, dico menzione positiva comunque per l'impegno di Padoin, di Faragò, che però non mi sono piaciuti, per esempio Faragò nei cross, tanti cross provati ma appunto mal realizzati. Mianghe, cose buone alternate a cose meno buone. Pavoletti ha lottato di piede, non si può vedere, ma comunque ci ha messo lo zampino e ha fatto gol. Sau, secondo me, ha fatto una discreta partita, è meno incisivo, come ho già detto più volte, da un punto di vista tecnico, ma oggi comunque ha fatto delle cose importanti e positive. Ragazzi, io sono molto contento, non voglio aggiungere nient'altro perché in questo momento a caldo non mi sento di aggiungere nient'altro. Fatemi sapere i vostri commenti appunto rispetto a questa vittoria, fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non avete ancora fatto e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e forza Castello a tutti, ciao ciao.